Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Marta e oggi sto per registrare un video che è un po' in ritardo. Scusate, però non ho avuto tempo di registrarlo prima, cioè avevo un sacco di video da registrare, ne ho ancora un sacco da registrare, però ho detto no, ok, questo non può andare oltre. E che video è? Sto parlando dei preferiti del 2018, quindi per quello dico che è tardi, perché oggi che lo sto registrando è il 23, quindi avrei dovuto farlo una ventina di giorni fa, però vabbè, comunque è arrivato. Io qui sulle mie gambe ho tutti i prodotti che mi sono piaciuti di più nel 2018, ho cercato di prenderne il meno possibile, più che altro perché sennò questo video diventava lunghissimo e non riuscivo poi a parlarvi nel dettaglio di tutto. E niente, quindi direi di partire subito, andiamo però questa volta in ordine, quindi iniziamo dai primer, poi fondotinta, correttori, eccetera, eccetera. Quindi seguiamo un filo logico questa volta. Per prima cosa voglio farvi vedere questo, che al contrario, scusate, è il primer di Fenty Beauty, però quello per gli occhi. Si chiama Pro Filter Amplifying Eye Primer. È nel colore Invisi Pink, però in realtà non vi potete assolutamente sbagliare perché è l'unico, quindi assolutamente no problem. All'applicatore, fatto così a spugnettina, non so se lo potete vedere, è veramente molto comodo e ne basta veramente pochissimo. Io questo, cioè, ho quasi il problema contrario, nel senso che è così tanto a lunga durata, è così tanto primer, fa così bene il suo lavoro che quasi poi faccio fatica a levare l'ombretto la sera, vi giuro, cioè mi rimane comunque un po' l'alone, cioè è difficile da levare poi perché è veramente super super top. Infatti cerco di usarlo poco, cioè solo quando devo fare trucchi veramente pesanti o che mi devono durare per un po', perché credetemi è veramente difficile da togliere. Anche il primer viso di cui voglio parlare è di Fenty Beauty ed è sempre il Pro Filter Instant Retouch Primer. Questo primer è una bomba, è l'unico diciamo che mi dà degli effetti, nel senso che gli altri sono buoni, ma questo è veramente ottimo, soprattutto se utilizzato assieme al suo fondotinta, quindi sempre il fondotinta di Fenty Beauty, ma com'è che la roba è tutta sporca oggi? Vabbè, e sempre il Pore Filter Soft Matte Longwear Foundation, quindi l'accoppiata di questi due è una cosa veramente allucinante e non vedo l'ora di provare anche il correttore perché mi è arrivato anche quello, però devo ancora girarvi il video haul beauty. Quindi non l'ho ancora provato e sono qui che smanio, anche perché vedrete che il mio correttore preferito del 2018 è finito. Quindi vabbè, adesso comunque ve lo mostro. E niente, quindi di Fenty io utilizzo la 120, questa colorazione qui, che è quella un po' fantasmino. E niente, sono entrambi fantastici. Quello di Fenty, unica pecca, è che è super super coprente. E cioè è buono il fatto che sia super super coprente, ma è così tanto coprente che non fa respirare tantissimo la pelle, quindi non vi consiglio di usarlo per tanti giorni di fila perché iniziano poi a uscire dei brufoletti. Quindi magari lo usate un giorno sì e due no, un giorno sì e due no, oppure 2 giorni sì e poi non lo usate per 4-5 giorni. Vedete un po' voi quando vi serve, ovviamente, però non usatelo tutti i giorni perché vi rovinate solo la pelle, se no. Un altro fondotinta top è lui, il Can't Stop One Stop di NYX. Io uso la colorazione Light, che però forse è un filino troppo leggera, dovrei provare quella un filino più alta. E come potete vedere, cioè, mi è appena arrivato, tra virgolette, nel senso che lo sto usando da 2-3 mesi, ma cioè, io già a un livello del genere di fondotinta è difficile. Questo è veramente top, dura veramente 24 ore. Scusate, ci sono le campane di sottofondo, che palle, ogni volta che inizio a registrare partono le campane. E niente, questo è veramente un buon fondotinta, è ad alta coprenza, non alta quanto quello di Fenty, però comunque alta, quindi vi copre qualsiasi cosa. E questo non mi ha dato problemi, quindi non mi ha dato brufoletti, cioè questo lo uso tutti i giorni tranquillamente, zero problemi. E anche un prezzo diverso, nel senso che quello di Fenty mi sembra che costi 30-40 euro, questo ne costa 10-15, una cosa del genere. Il correttore Best of 2018 invece ovviamente è lui, quello di NARS, il Radiant Creamy Concealer. Io utilizzavo la colorazione Custard e come vi dicevo, cioè, non so se lo vedete, ma
la spugnetta, l'applicatore è completamente asciutto. Cioè, non c'è più neanche un filo di prodotto in questo correttore. Infatti, mi sa che vado a ricomprarlo perché è il correttore della vita. Mi è piaciuto tantissimo. Prima volevo provare quelli di Fenty e vedere se siamo lì. Perché se siamo lì, non vado a ricomprarlo perché costa un botto. Se no, corro subito perché questo è veramente il migliore. Non va nelle pieghette, non si sposta durante la giornata, copre bene l'occhiaia. Cioè, è veramente un correttore top, cioè ve lo straconsiglio, ragazzi. Passiamo alla cipria e in realtà non ce l'ho qui da farvi vedere perché l'ho finita e non è neanche più trovabile, diciamo, nel senso che era un'edizione limitata dell'anno scorso di MAC in collaborazione con Patrick Star ed era una cipria meravigliosa. Cioè, io mi sono quasi pentita, cioè mi sono pentita, non quasi, di non aver fatto una scorta allucinante perché è una cipria fantastica. È stata ideata, tra virgolette, da Patrick Star, tra virgolette, perché in realtà non l'ha creata lui, ma ha solo mixato due ciprie già esistenti in commercio, di MAC sempre, ovviamente, la trasparente e un'altra che non mi ricordo, però era leggermente rosata, quindi era trasparente con questo leggero rosato, cioè credetemi, è veramente top. Peccato che non ci sia, spero che la ripropongano. Perché quella era veramente meravigliosa. Se ricompare la compro al volo. Passiamo al contouring e ragazzi, cioè dovreste saperlo ormai. Chi può vincere se non lei? Lei è la palette veramente della vita. Se amate il contouring fatto in polvere, ve la straconsiglio. È la Shade & Light di Kat Von D. Vi faccio vedere le condizioni. Io ce l'ho da quasi 2 anni perché l'ho comprata appena uscita. Guardate. Cioè, non vi dico che è intatta perché un pochettino si vede che è scavata. Questo colore è scavato perché per un periodo l'ho usato anche come cipria. Questo colore è scavato, non so se si capisce, è il più scavato di tutti e è un po' scavato anche lui. Questo qui lo uso meno perché è un po' più caldo e preferisco i colori un po' più freddi. Mi sto sporcando tutte le mani, anche perché ormai è un po' sporchina, devo pulirla. Non è da me avere le palette così sporche, però ragazzi, cioè 2 anni che la uso tutti i giorni, direi che è anche in perfette condizioni. Questa palette davvero c'è. Se dovete fare un investimento, questa palette è tanta tanta roba, è veramente fantastica. L'unica cosa è enorme, quindi è un po' scomoda da portare in giro. Quindi di solito quando viaggio per brevi periodi, quindi quando ad esempio vado 4-5 giorni in Andrea, mi porto la Hoola o un'altra tela più piccola. Però quando ad esempio, in realtà no, nel senso, stavo per dire, quando sono andata giù per 2 settimane a Natale me la sono portata, invece me l'ero dimenticata, però l'avrei portata, ecco. E quando andrò giù quest'estate per un po' me la porterò, eccetera, eccetera. Quindi veramente super super consigliata. Anche sul blush non dovreste avere dubbi, ovviamente Orgasm di NARS è questa meraviglia, è un rosa con delle pearlescenze dorate, le vedete? Io non amo di solito i blush brillantinati, diciamo, però questo non rimane così brillantinato, è un effetto giusto leggermente un po' luminoso, quindi è veramente veramente top. Passiamo al mio mondo, il mondo degli illuminanti, e non potevo metterne solo uno, quindi ve ne metto due in questa classifica. Partiamo da questo qui che in realtà è formato mini e sta anche per finire, ragazzi. Cioè, guardate, l'ho scavato, la prima volta che scavo un prodotto, è il Dandelion Twinkle di Benefit ed è questo illuminante. In realtà il Dandelion è nato come cipria, però io non l'ho mai visto come cipria. Cioè, questo è un illuminante pazzesco, è veramente, veramente super. Bagnato è ancora più wow. Boh, a me piace veramente tantissimo. Andate da Sephora e provatelo perché, cioè, indescrivibile, cioè veramente è bellissimo. E poi secondo illuminante poteva non essere di Fenty Beauty, cioè questo video sembra sponsorizzato da Fenty Beauty, ma magari fosse sponsorizzato da Fenty Beauty, invece no. Comunque, questi colori qui però. Questo è il Kilowatt Foil Freestyle Highlighter Duo nei colori Sandcastle e Mint Mojito. In realtà Mint Mojito non l'ho quasi mai usato, uso sempre Sandcastle ed è un colore veramente top. Ve lo faccio vedere swatchato.
cioè, è qualcosa di indescrivibile. Guardate, è bellissimo. Io lo amo, lo amo, lo amo. Poi in realtà questi colori si possono usare anche come ombretti, quindi ok, alla fine l'azzurro non l'ho usato, però si può utilizzare tranquillamente come ombretto, visto che come illuminante non è proprio un colore tutti i giorni. Facciamo che mi intensifico un po' il mio, perché con questo illuminante, wow, adoro, adoro, adoro. Ok, quindi passiamo agli occhi e ho due palette da farvi vedere. Partiamo dalla palette mini perché ne ho una mini e una grande. La mini ovviamente è lei, la Mauve Obsession di Huda Beauty. I colori sono questi qui meravigliosi, potete capire da soli quali sono quelli più utilizzati. Ovviamente questo qui, non vi posso dire i nomi perché non esistono nomi per questa palette. Questo qui che uso come base. Poi utilizzo questo nella piega assieme anche a questo e ogni tanto uso questo, questo, ma raramente, è più facile che io usi questo. E questo qua tantissimissimo, cioè l'ho usato proprio, cioè non è scavatissimo, però si possono vedere tutte le ditate, lo vedete? Cioè si vede che è andato un po' in dentro. E voglio anche altri Obsession perché ci sono altri colori e devo averli tutti, perché questa palettina è veramente comodissima anche per viaggiare. I colori sono pigmentatissimi, sono a lunga durata, sono facili da sfumare, cioè vale tutto quello che costa. Mi sembra che costi 29, ma li vale veramente tutti, cioè ma proprio dal primo all'ultimo, credetemi, li vale tutti. E l'altra palette ovviamente Norvina, che è con me da poco, in realtà però me ne sono innamorata ragazzi. Ci avrei inserito anche la Dreamy, però la Dreamy è arrivata ancora più tardi, quindi la inseriremo magari nell'anno prossimo o nei preferiti di gennaio. E Norvina è lei. Cioè ha dei colori top, super super scriventi, anche più scriventi di Huda secondo me. Cioè questi qua dico, i glitterati, che poi in realtà non sono neanche glitterati perché sono proprio agglomerati di luce praticamente, così possiamo definirli, è top. E poi io di questa palette amo alla follia il pack perché è in velluto, è questo vellutino lilla che è la fine del mondo. Un altro prodotto sempre per gli occhi è questo qui, è il Liquid Fairy Lights di Pixi. È un ombretto glitterato con l'applicatore così, un po' tipo quello dei rossetti. E più che ombretto glitterato direi glitter per occhi, nel senso che non rimane proprio il colore come lo vedete qui, ma rimangono i glitter di quel colore ed è veramente top. Io di solito lo metto al centro, poi lo picchietto per sfumarlo ai lati e poi lo riapplico al centro per dargli l'effetto wow proprio pieno, e è veramente bellissimo. Questa è la colorazione Bare Brilliance, però in realtà sono bellissime tutte. Questa è la colorazione un po' più fredda, diciamo quella marroncina un po' più fredda, però davvero sono belli, belli tutti, ve li straconsiglio. Rimangono lì, non dovete fissarli né niente, non c'è bisogno di colla per glitter, no, perché alla fine è cremoso, quindi si fissa da solo e niente, sono veramente comodi anche da usare. Anche per quanto riguarda gli eyeliner ne abbiamo due, abbiamo il Tattoo Liner che Babbo Natale, grazie mille, mi ha ricomprato perché era finito e io stavo impazzendo, infatti mentre impazzivo usavo lui. Allora il Tattoo Liner lo conoscete, cioè ve ne ho parlato mille miliardi di volte, è super nero, ha una punta veramente infinitesimale, è piccolissima e a lunga durata, anche se piangete non viene via. E cos'altro dovevo dire? Non mi ricordo. Ah, è facile anche da togliere, è molto facile da togliere, cosa che invece era difficile per le Peaking Liner di NYX. E anche questo qua di Fenty devo dire che è top. Si chiama Fly Liner Longwear Liquid Eyeliner nel colore Casa in Black e anche lui ha una
bella punta, è un pochettino più grossa rispetto a quella del Tattoo Liner di Kat Von D, però il bello di questo è che scrive ovunque, è un po' più, non so come dire, sembra quasi un po' più cremoso, non so come spiegarlo, lascia quasi una patina, che non è una cosa che mi piace, però va benissimo quando utilizzate tipo questi ombretti qui di Norvina, che quelli glitterati sono difficili, cioè scrivere sopra con l'eyeliner quindi è difficile e questo qui scrive benissimo, il tattoo liner un po' meno, infatti di solito passo questo qua di Fenty e poi vado a ritoccare con quello di Kat Von D, perché se no con quello di Kat Von D soltanto non riesco a tracciare la riga, perché proprio non prende il colore, sono questi glitter che sono super boh, hanno qualcosa di particolare e quindi solo lui scrive, quindi quello di Fenty è super approved. Come mascara assolutamente lui, il Roller Lash di Benefit è un mascara incurvante, infatti come potete vedere ha lo scovolino così curvo, è super nero, me li allunga anche un pochino e fa veramente bene il suo lavoro. Io amo questo mascara, anche lui viene via facilmente. Il Bad Girl Bang veniva via un po' meno facilmente. Quindi questo molto meglio e in realtà solo se però avete problema come me di ciglia da incurvare, perché se avete già le ciglia belle curve andate di Day Real che ve le volumizza e basta e siete a posto. Comunque anche questo super super approved. Passiamo alle sopracciglia e come preferito c'è una scoperta abbastanza recente, cioè il Brow Contour Pro. È questa matita che in realtà uso sempre abbinata al pennellino, quindi ve l'ho fatto vedere perché questa, a differenza delle altre matite di Benefit, non ha già il pennellino incorporato. Le altre hanno già tutte questa parte qui, quindi questo lo uso sempre, però vabbè, è un di più che vi ho fatto vedere giusto per farvi capire. Questa praticamente ricorda tanto le penne che usavo alle elementari con i vari colori. Cioè, vedete, si tira giù e esce la mina. Praticamente, ecco, la mina è così e poi si gira qui per farla uscire perché c'è, non so se riuscite a vederlo, una piccola parte di plastica, la vedete? E poi esce la mina perché sennò giustamente le mine si spaccherebbero ogni 2x3. E praticamente abbiamo un colore super chiaro che è illuminante, uno chiaro che è, cioè comunque del colore della pelle per definire, quindi andare magari a ritoccare i punti in cui avete sbavato, comunque dare più definizione al sopracciglio. E poi due scuri che vabbè, nel mio caso sono super scuri perché abbiamo il brown e il deep tipo, cioè comunque sono due colori molto molto scuri e quello più chiaro serve per la parte iniziale e quello più scuro per la codina, come sempre. E poi, come vi ho detto, io poi sistemo, però il tratto è veramente perfetto, cioè io amo questo prodotto, dura tutta la giornata, io poi lo fisso anche con il Reset Brow, però è un prodotto veramente fantastico, cioè da quando lo uso le sopracciglia sono sempre più definite, cioè, con gli altri sì erano definite, molto definite, ma con questo ancora di più, cioè io veramente lo adoro, lo amo, grazie Benefit per aver inventato un prodotto così fantastico. Con il viso abbiamo finito, quindi fissiamo con il Makeup Fixing Mist di Pixi. Questo c'è sempre lui, da qualche anno lo uso sempre solo lui, mi trovo benissimo. Anche se in realtà in questi giorni sto iniziando a provare quello di Urban Decay e anche con quello devo dire che non mi trovo male, però come preferito del 2018 assolutamente lui. Questa è già la terza boccetta e non dico che è finita, però sono a metà e l'ho iniziata da 2 mesi tipo, quindi ottimo, Marta, sei a buon punto. E poi per finire proprio definitivamente le labbra, ragazzi, le labbra, e qui preparatevi perché ci sono ben 3 prodotti. Il bello tra l'altro è che 2 sono di Fenty, vabbè, ve li faccio vedere assieme. Veramente questo video sembra sponsored by Fenty, però vabbè. Allora,
Gloss Bomb, questa è la colorazione Fussy, è una delle ultime arrivate, però in realtà sono belle tutte. Faccio vedere questa giusto per applicatore, ovviamente a spugnetta, e questo è anche enorme, tra l'altro, vedete? Ha un colore bellissimo questo perché è un rosa con i micro glitterini e come ormai ben sapete, sa di caramella gommosa. Cioè, è un sapore e un odore veramente buonissimo. E poi abbiamo lo Stanna Lip Paint nel colore Uncensored, anche se adesso ne sono usciti di nuovi. Questo è un applicatore un po' particolare, ve lo faccio vedere, perché è sempre tipo spugnetta, però vedete com'è particolare? Ha una forma strana e effettivamente è anche comodo da stendere. L'unica cosa scomoda è che è super super liquido, quindi dovete prima fare un po' di contorno con, di solito io uso le matite quelle trasparenti o comunque color carne per fare il contorno esterno, in modo che poi non fuoriesca. E è a lunghissima durata, cioè vi dura veramente tutto il giorno. L'unico problema è che non è 100% no transfer, quindi se bevete, mangiate, baciate qualcuno, rimane giù. Rimane assolutamente giù. E poi un altro prodotto per le labbra, Huda Beauty. Questi ovviamente, cioè, ragazzi, lo sapete, io li amo. Ci sono anche quelli di Pixi che non sono male, sono quasi al livello di Huda Beauty, quindi se dovete spendere un po' meno, perché quelli di Huda Beauty costano veramente tanto, quelli di Pixi credo costino la metà di quelli di Huda Beauty, quindi se avete un budget più basso, pigliate quelli di Pixi. Assolutamente sono veramente validissimi, però se potete spendere, spendete per questi, perché questi sono veramente top. Sono i liquid matte. Questo è il colore Heartbreaker, che è quello che mi ha regalato la Vale per il compleanno. È in questo rosso meraviglioso, anche lui ha l'applicatore a spugnetta. Io ho anche Muse e Muse è quasi finito. Quindi per farvi capire quanto li uso, cioè io non ho mai finito un rossetto in tutta la mia vita e Muse sta per finire, quindi potete capire quanto è fantastico. Hanno una durata lunghissima, vengono via in modo uniforme, quindi comunque a fine giornata, a parte che c'è ancora, quindi le poche volte in cui viene via vengono via in modo uniforme, quindi non vedete proprio i buchi. Sembra, non dico fatto apposta, ma quasi praticamente, nel senso che al massimo si schiarisce leggermente al centro, quindi è una cosa sfumata, sta bene come effetto, ecco, e sono confortevoli, cioè ci mettono un pochettino ad asciugarsi, un po' come lo Stanna Lip Paint di Rihanna, sono molto liquidi, ci mettono un po' ad asciugarsi e quando li comprate vi consiglio di metterli e poi andare a farvi un giro, cioè prima di comprarlo, cioè quando dovete scegliere il colore ve lo provate e vi fate un giro, perché nel giro di una decina di minuti cambia colore, perché ossida, non so bene come funzioni questa cosa, però in 10 minuti avete il colore perfetto, perché poi ovviamente da un labbro all'altro cambia e dipende anche un po' dal colore che avete sotto voi, dal vostro pH della pelle, eccetera, eccetera. Quindi vi ho dato questo piccolo consiglietto per sapere esattamente com'è il colore finale. E con le labbra abbiamo veramente finito, ragazzi, quindi per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete provato anche voi qualcuno di questi prodotti o se andrete a comprarli, se li avete già lì magari da provare, se vi sono stati regalati a Natale anche, perché no? Quindi aspetto tutti i vostri commenti, le vostre considerazioni, eccetera, eccetera. Nel frattempo vi mando un bacione e alla prossima con un nuovo video. Ciao!